Voglio parlare questa sera di questa piccola libreria, tutto fondata su un bottone, per questo ho chiamato Il mondo in un bottone, e ho usato come metafora, diciamo, Narnia, come chiave di lettura di questa libreria. Ma di cosa, intanto chi sono? Mi chiamo Marco Liberati, mi avrete già visto forse in questo Meetup, lavoro per Elastic con tecnologie JavaScript, TypeScript, anche se questa sera vi parlo di un progetto hobby di appunto questa libreria open source. Ma veniamo subito alla sostanza. Perché parlo di bottone e che cosa vuol dire? Quindi, diciamo, il bottone è stata un po' la scusa per sperimentare cose nuove e poi vi illustrerò quale bottone nello specifico e fare cose nuove e farle bene. Quindi quello che vedete è la lista delle cose, dei problemi che ho affrontato nel voler fare le cose per bene e le conclusioni a cui sono giunto. Ma iniziamo da quale bottone? Penso ormai quasi tutti abbiate visto questo bottone prima d'ora. E il bottone entra con speed, quello per cui se prendete una multa o qualsiasi cosa andate sul sito del vostro comune, lo cliccate, avete il menu a tendina sotto e lo usate per fare login. Ora, tutti, come ho detto, penso quasi tutti l'abbiate già usato, ma avete mai visto il codice sorgente di questo bottone? Ebbene, è un plugin per jQuery, nulla di male. E codice pubblico sì, ma è minificato, non esiste il codice, non ci puoi mettere mano, sono due righe lunghissime. E un muro HTML da decommentare se lo vuoi usare, esistono credo sei versioni, questo HTML gigante con sei versioni della struttura DOM e tu prendi solo il pezzo che vuoi ed è questo link qui è il repository. Zero documentazione, ultima release 2018. Che non è un male, nel senso, se funziona, l'hanno usato, non è un male. Però ho pensato, ma non c'è niente di meglio? In realtà esiste una nuova versione in corso di sviluppo, Vanilla.js, con codice sorgente pubblico, fatto anche abbastanza bene, con buona documentazione, con attenzione all'accessibilità, solo che una nuova UX. Ed è ancora poco usato. Se volete vederlo, il link è questo qui, Speed Smart Button. Ma proprio per, diciamo, essere coerenti col tema di Alessandro, sono sviluppatore JavaScript, quindi voglio riscrivere le cose da zero. No, scherzi a parte, ho pensato, provare a riscriverlo, tanto è solo un bottone che ci vuole. E questo bottone deve essere una micro libreria fatta per bene. Per cui moderna e manutenibile e magari anche adattabile a un framework attuale, con buona documentazione e quello esistente, diciamo la nuova versione, è già un ottimo passo avanti, con test e accessibilità testabile magari e minimale. Anche sul discorso minimale già c'eravamo, però volevo fare così, qualcosa apposta. E quindi ho, diciamo, cercato di concretizzare questi cinque principi che ho enunciato in React. Perché React? Ora sembra che sono un fanboy React. In realtà aiuto già con il kit React Design System per la pubblica amministrazione. Già da una mano là ho pensato, facciamo rientrare questo bottone dentro quell'universo. Per cui creiamo le React, poi magari vediamo se i due riescono a incontrarsi. Buona documentazione, ho pensato, ma usiamo TypeScript, perché oltre a essere quella tovaglia sul tavolo che diceva Alessandro, con il discorso tipi magari mi può dare una mano anche lato documentazione. Test, voglio fare tutto, quindi unit testing, server side rendering testing per essere sicuro di non spaccare nulla, avere il coverage, mettere test di accessibilità anche e fare un bundle size minimo, il più minimale possibile.
Per cui sono partito e ok, fare una libreria React, come si inizia? Quelle che vedete a sinistra sono solo alcune tecnologie, alcune cose da pensare quando volete tirare sulle cose, diciamo un progetto anche minimale. E grosso modo questo tizio rappresenta pienamente il mio stato d'animo in questo stato, perché ogni volta che devo iniziare un progetto del genere penso sempre a oddio, ora devo mettere a configurare tutto la pipeline per compilare TypeScript che poi traduce di qua, poi devo usare Rollup per fare, perché è una libreria, quando io lo voglio minimo, però deve funzionare anche su Webpack, eccetera. Per cui invece di spendere tempo a fare le pipeline, spendo tempo a cercare quale libreria mi fa tutte queste cose. E grosso modo i tempi sono simili, direi, però alla fine la trovo. Per cui mi sono orientato su questa Create React Library, non so se l'avete già sentita, però a quanto pare utilizzata da molte librerie lì fuori, ed è molto carina, è tipo Create React App, la fate partire e in automatico, anche per progetti TypeScript, in automatico tira su un progetto minimale con dentro una cartella example che contiene Create React App. Per cui non solo potete fare la vostra libreria minimale, ma potete costruire un esempio effettivo con Create React App che in automatico verrà sfrutta le GitHub Pages per il deploy. Per cui fa tutto quanto il giro e voi siete in pieno controllo di quello che fate. CSS lo voglio minimale, ovviamente. Create React Library supporta CSS module out of the box. E scrivere l'esempio, pensato, beh, buttiamoci pure Kit React dentro, così testo pure quello in TypeScript e vedo se i due vanno in conflitto, banalmente. E inizio a scrivere i primi test con questa libreria e sto a zero dipendenze, a parte React come peer dependency, però sto a zero dipendenze, quindi fantastico. E, però voglio fare le cose per bene, in particolare discorso accessibilità. Per cui il buon Guido entra e mi fa: ah, ma sai che sarebbe fantastico fare un qualcosa fully compliant con le linee guida WAI per il menu di dialogo o il menu a tendina. E esiste qualcosa come Rich UI, puoi usarlo come riferimento. Piccola nota, e forse non l'ho detto prima, mi sono dimenticato. Esistono due librerie al momento, quindi quella del 2018 e la versione moderna, che hanno due interfacce completamente diverse. La mia idea era, faccio una libreria che ce l'ha entrambe. Una a menu a tendina, un'altra a uso a modale. Per cui, questo che scrive Guido, lo devo applicare ad entrambi. Non sono una cima in accessibilità, però ho detto ok. Accetto la sfida. Per cui mi metto a scrivere e scopro che l'accessibilità è una roba veramente tosta. E scrivo con le specifiche davanti e lo provo, funziona su Chrome abbastanza bene, provo un altro browser e non funziona niente. Quindi passo alla seconda versione e trovo una dipendenza minimale che fa più o meno, dice di fare quello che a me mancava, lo riscrivo con quello, lo provo e ancora non funziona su altri browser. Quindi questo problema accessibilità inizia a diventare complicato, per cui vado sulla terza versione, che grosso modo si può riassumere in copia da chi è più bravo, ovvero prendi quella dipendenza che guarda caso usano tutti quanti quelli che fanno accessibilità fatta bene, per cui Rich UI, Elastic UI e molte altre, implementa con quella, testa con tutti i browser e documenta i limiti correnti, perché per quanto i drop di menu a tendina, i modali siano super testati, quello che vi pare, esistono limiti piuttosto importanti lato browser che non sono ancora risolti. Sembra incredibile, ma ancora non si è risolto. Di che parliamo? Parliamo di Safari, che ha due tipi di tab,
per cui esiste il tab classico per passare di casella in casella, esiste un tab speciale con Safari che permette di fare quello che gli altri browser già fanno, e perché il suo tab classico è limitato. E Firefox cambia da sistema operativo a sistema operativo ed è in realtà quello più complicato, per cui niente, mi metto fortunatamente quella dipendenza, si chiama React Focus On, mi pare, è quella che documenta tutte queste cose, per cui io mi sono studiato e ho riportato tutto. Problema accessibilità quasi finito. Però una volta che lo finisci vuoi pure che rimanga e vuoi pure non romperlo magari. Per cui iniziamo a scrivere test con React Testing Library, che in realtà aiuta anche un minimo da questo punto di vista, perché ti forza a scrivere con i ruoli. Puoi sempre usare gli ID, mi già non piacevano prima gli ID per i test, adesso cerco di evitarli il più possibile, però con i ruoli riesci a identificare, in particolare nel mio caso, avendo due declinazioni dello stesso pulsante, mi fa comodo avere un ruolo univoco per entrambe le versioni, per cui io parlo con un unico test ad entrambi, sia al modale che al menu a tendina. In particolare i più bravi, oltre a questo React, oltre a React Testing Library, utilizzano anche Axe, che è uno strumento che permette di testare l'accessibilità su pagine statiche. Per cui voi avete la vostra app, la portate in un certo stato e poi chiamate Axe e fa tutto lui. Vi dice se l'HTML è valido dal punto di vista di accessibilità o meno. Esiste un'integrazione, per cui la integro, e poi mi vado a leggere un po' di studi per capire quanto effettivamente sono utili questi test. A quanto pare non sono molto utili, diciamo la stima è intorno al 30% degli errori trovati all'interno della vostra applicazione, e lo studio in particolare si riferisce a quello del team britannico che ha appunto provato vari strumenti, e a quanto pare la percentuale di test, la percentuale di errori massima trovata arrivava al 30%. E il resto si fa ancora a mano. Per cui facciamo i test a mano. Come si fanno i test a mano? Altro problema da risolvere. Diciamo che questo che ho riassunto, grosso modo, è il mio framework di test a mano dell'accessibilità, ovvero provo a usare il tuo componente solamente con tastiera, e già questo è un problema, perché su vari browser devi farlo. E poi il terrore di tutti è il voiceover. Non so se l'avete mai attivato, il Mac ce l'ha integrato, penso pure Windows avrà qualcosa di simile. Il voiceover è quella cosa per cui ovunque voi spostate il cursore o qualsiasi cosa va in focus da tastiera, ve lo urla. Per cui se voi cliccate il bottone, voi avete questo vocione che vi urla dentro le orecchie cosa è stato cliccato, quale test è associato, quale etichetta è associata con quello, e la cosa che vi fa, la cosa utile di questo strumento è intanto capire come la vivono chi ha un dispositivo screen reader, chi usa il vostro componente con uno strumento screen reader, perché la presenza di testo ridondante è neanche eccessiva, è veramente un ordine di grandezza infinito, direi, e questo strumento vi aiuta a capire molta di questa ridondanza e a ridurla, per cui iterate continuamente nel riusare sia con tastiera che con mouse e il voiceover attivo sul vostro componente. E vi ricordo, qua si tratta di un bottone con un menu a tendina, quindi niente di particolare. Nonostante questo avevo, penso ripetevo la stessa cosa 4, 5, 6 volte, inutilmente, perché magari dall'HTML aveva senso, poi lo vado a provare e non tornavano i conti. Quindi, detto prima, a livello di accessibilità ho introdotto una dipendenza. Perché? Perché certe cose è meglio che le prendi da chi le sa fare. Ero partito con l'idea di avere zero dipendenze e alla fine mi sono convinto che certe cose sono complicate, io non le sapevo fare e le prendo da chi le sa fare.
Avrei potuto riscrivere anche quella da bravo sviluppatore JavaScript, però una cosa alla volta, magari un giorno lo farò. E quindi ho aggiunto questa dipendenza. Che cosa ha comportato questa dipendenza? E quello che vedete qui, di giallo, è il mio pallocco e la mia libreria, che importa una dipendenza, che a sua volta importa altre dipendenze, e quello che alla fine c'è nel pacchetto è tutto questo coso giallo e bianco. Quindi da un pallocco è diventato un blob di roba, che magari sta anche bene. Diciamo, magari so io che faccio una tragedia di questo, di questa cosa, ma cosa vuol dire in soldoni? Questo è il significato in soldoni. Qui vedete React Focus Lock, perché avevo provato un'altra dipendenza nella seconda versione, e ora è React Focus On, ma il rapporto è uguale. Purtroppo oggi è crashato il sito che fa questo grafico, quindi ho dovuto usare uno vecchio. Però vedete che il mio codice ammonta al 27% della libreria, e una sola dipendenza ha comportato grosso modo il 70% del bundle size, che non mi ha fatto impazzire, però è pure vero che a questo punto avrei dovuto prioritizzare la parte di accessibilità o bundle size. Poiché si tratta di un qualcosa che va usato nella pubblica amministrazione, ho preferito focalizzarmi sull'accessibilità. E dipendenze, discorso peer dependencies, ero sicuro di sapere come funzionavano, fino a che non ho importato una libreria e mi sono dimenticato di dichiarare React DOM. Ora, peer dependencies sono... In teoria voi dovete soddisfarle, e se non, ovvero averle installate come dipendenze vere e proprie. Se non lo fate, dovete dichiararlo come peer dependencies nel vostro pacchetto, perché se non succede questo, in automatico si assume che voi le avete installate. Anche se non l'avete scritto, è implicito nel sistema di gestione delle dipendenze. Per cui da 25 kilobyte minificato è schizzato a 150 kilobyte, che poi sì, con JZip e tutto, insomma, scende, però insomma, mi sembra nella 010 il peso è schizzato alle stelle, salvo poi ovviamente fare la versione successiva in cui lo dichiaravo e cambiavo dipendenza e tutto si riduceva. E, ultimo punto, documentazione. Fare documentazione, ho pensato, ok, usiamo TypeScript, ci sono i tipi, e uso TypeDoc, ho fatto un giro, ho speso pure qui tempo ovviamente per usare, per vedere quale libreria lo fa meglio. TypeDoc è ancora quello che lo fa meglio, che accetta anche JSDoc, quindi voi scrivete il vostro testo, però lui in automatico i tipi li prende a TypeScript. Unico problema, TypeDoc genera una pagina per tipo complesso, per cui quello che vi ritrovate è mille pagine presenti. La soluzione è stata prendere TypeDoc, fermarlo un secondo prima che producesse l'HTML o il Markdown, quello che è, e con uno script custom mi dal JSON estraggo le informazioni per farmi la mia paginetta. E altro problema, finisco il mio progetto, lo passo a Matteo lo vede, mi fa bello, sì, bravo, bello, però i tipi non si capiscono, nel senso che la documentazione, la documentazione è diverso dai tipi, per cui identity provider, parentesi quadre, entity name, che vuol dire, me lo devo andare a vedere, lo fa su e giù tutte le volte, e quindi la soluzione è, ok, mostri i tipi, però risali al tipo più primitivo, perché è più immediato da usare. Poi se un sviluppatore JavaScript vuole o TypeScript vuole approfondire, si può andare a vedere i tipi. Quindi a questo problema ho trovato la soluzione. Ultimo problema, nel mio caso avevo sia README che il sito di esempio su GitHub Pages, volevo pubblicarlo su entrambe,
Come faccio? L'idea è stata dallo script custom, mi genero un markdown e poi me lo carico su entrambi. Quindi, comunque, vedete, per una libreria così piccola ho dovuto affrontare un sacco di problemi, dal più semplice che è stato come faccio lo scaffolding, la parte iniziale, a come strutturo tutta la documentazione. Per cui risolvere problemi molto complicati, benché si trattasse di un problema molto banale. E poi, giungo alla conclusione di questo talk, per diciamo tirare un po' le somme di questo progetto, che vuole essere un po' uno spunto per chiacchierare di alcune cose, tra cui anche i temi che ha riportato giustamente Alessandro nel suo talk. In particolare questo è stato un progettino che ho usato un po' come esperimento per imparare nuove cose, sia su TypeScript che sulla Continuous Integration, sulla CI, e sperimentare anche servizi terzi, come per esempio la review automatica delle pull request. Ho imparato un sacco di cose su accessibility, anche solo per menu a tendine e modali, quindi veramente minima come cosa. Ho imparato che non riuserei Create React Library per TypeScript, ma probabilmente mi orienterei su TSDX, che è simile ma è specifica per TypeScript, e tra l'altro lo sto usando per un nuovo progetto. E ho scoperto che scrivere la documentazione è ancora dannatamente difficile anche per TypeScript, dopo che sono passati vari anni in cui avevo provato TypeDoc. E soprattutto, dopo tutto quanta questa cosa, compreso il talk, spero che qualcuno lo usi, visto che insomma ci ho messo qualche impegno e sarebbe carino insomma avere qualche feedback. Scherzi a parte, so che mi ero dimenticato il link al progetto, per cui lo metto qui. Si chiama Speed React Button. Quella che vedete sotto è l'app di esempio, per cui ho fatto tutto quanto il configuratore a fianco per provare tutti i vari parametri, le props, e se scorrete vedete il resto della documentazione. Detto questo, concludo il talk. E ecco Matteo. No, tu, nel momento in cui hai sentito qualcosa, ero io che sono entrato mentre parlavi, che non era leggibile, facevo non no, tant'è che Alessandro chiede la mia clip con me che faccio non no per le prossime. No, grazie Marco. Dimmi. Il font non si leggeva? No, parlavamo della documentazione, quando mi hai passato il link sul fatto che i tipi così non si leggevano. Sono entrato a fare... No. No, grazie della presentazione. Ovviamente il progetto, il side project così, si chiamava del weekend, ma penso che tu ci abbia messo un po' più del weekend con tutte queste difficoltà, poi tematiche a cascata. Sia tra le cose formative oltre poi l'attività che uno fa tutti i giorni. Sì, esatto, diciamolo, la partenza è un weekend, alla fine lo fai con uno o due giorni, e poi sono tutti i dettagli insomma che ti prendono il tempo, specie perché lavori, quindi poi alla fine o ti svegli prima o vai a dormire più tardi. E nel tuo caso? Nel mio caso mi sveglio prima. Ok, no, tutti i suggerimenti sono buoni, sono consigli ben accetti, quindi è bene chiedere a chi è riuscito a farlo. E Alessandro ti chiede, per testare i componenti sul browser della documentazione, no, ti chiede, io uso anche React Style Guide Dist. Non conosco nello specifico lo strumento, ma chiedo, è un qualcosa tipo Storybook? Mi manca anche me. Diciamo che ho pensato a Storybook in realtà, e ho già un altro progetto con Storybook e l'ho evitato perché veramente, cioè, diciamo, la mia idea era fare un bottone, e tirare su Storybook per un bottone mi sembrava un po' un bazooka per sparare una mosca. Detto questo, ha la sua validità, sicuramente se hai più componenti. Non,
non lo metto in dubbio perché lo trovo uno strumento valido, e, però diciamo era un po' overkill per il mio caso d'uso, tutto qua. Sì, no, conferma Alessandro, adesso ho cercato la libreria, è una sorta di storybook però in ore. Con sicuramente delle differenze, magari può essere utile per la parte di documentazione. Probabilmente non hai voluto usare Storybook, però vedendo poi questo screenshot, avendo anche giocato con il configuratore, non hai altro che uno Storybook con gli add-on per cambiare le props live, quindi poi a posteriori non lo però so. Fra un anno ci saranno 100-150 progetti che lo usano. Dici, forse a posteriori avrei fatto lo storybook, o cioè investirò per fare lo storybook, anche per una cosa qualcosa ritenuta semplice all'inizio, come fosse iniziato con un semplice bottone, che poi dentro c'ha una complessità notevole di sfaccettature di cose. Allora, mettiamola così, diciamo, Storybook aiuta per organizzare un certo tipo di contenuto che ingloba più componenti. Lo puoi usare anche per un componente, per mostrare i vari scenari. E il problema di Storybook è che si tira appresso una marea di dipendenze che onestamente uno fa fatica a mantenere. Nel senso, finché lo mantieni in quel preciso snapshot... è perfetto e funziona, hai trovato la tua quadra, e nel momento in cui vuoi aggiornare qualcosa vedi problemi di sicurezza per lo più e iniziano i problemi. Ora, il mio scaffolding già prevedeva Create React App, che anche in quel caso si tira presso una marea di dipendenze, esattamente 221 perché le ho contate tutte, e già mi devo accollare quel costo, e se proprio devo considerare Storybook in un futuro, e non lo escludo a priori, penso di cambiare completamente struttura a quel punto, e brasare completamente il repo così com'è, mi porto verso il codice sorgente e rifaccio una struttura magari un po' più Storybook oriente, di cui è solo quello magari. E integrano i due Alessandri che stanno sui commenti di Facebook, che manca una vocale, ma penso più sia che questo stylist è più stitico che statico di Storybook, non lo so, manca una vocale in mezzo, ma diciamo potrebbe andare bene, quindi forse potrebbe essere più adatto al tuo caso, magari anche più compatto in termini di dipendenze un po'. Grazie del suggerimento. Sicuramente meno conosciuto di Storybook, ma vale la pena dargli un'occhiata. Alessandro chiede quanto tempo hai impiegato a fare questo progetto. Diciamo zero alla prima versione su NPM, come ho detto, uno o due giorni. Ti metti lì, lo fai. In particolare, la cosa che mi ha fatto perdere più tempo è stata all'inizio cercare di mimare lo stesso comportamento delle altre due librerie. Per cui tutto qua. Questo è. C'è anche un discorso di avere lo stesso stile, per cui c'è un meccanismo che si tira presso lo stile di entrambe e lo riadatta per funzionare con i CSS module, nel mio caso. Quindi è più orchestrazione di queste cose che l'effettiva scrittura del progettino. Diciamo che quello è costato di più in assoluto è stato scrivere documentazione e fare il resto dell'infrastruttura. Il codice in sé è stato forse un decimo del tempo. E questo mi ricollega poi a un'ultima questione che volevo discutere, diciamo, che è uscita fuori sia parlandone con te, stai seguendo il tuo talk di adesso, sia parlando nei giorni precedenti, un po' quando hai tirato fuori le prime versioni, di quanto sia, diciamo, dalla visione dello sviluppatore che crea la cosa, alla visione dello sviluppatore che lo utilizza come libreria, quella che negli ultimi anni è presa molto piede come developer experience,
e da cui è nato Create React App, da cui sono andati tanti tool che ti vogliono semplificare la vita a te sviluppatore e rendertela più chiara. E banalmente anche il semplice concetto della documentazione sembrava essere molto semplice in un primo approccio a uno sviluppatore che comunque mastica React, che potrebbe utilizzarlo semplicemente, che qua quale potesse essere io, andando a vedere la tua documentazione mi ha destabilizzato come era approcciata, mentre magari l'avrei probabilmente sviluppata allo stesso modo, con lo stesso concetto di tipi, ordinato e tutto quanto, poi dalla parte dell'utilizzatore è diverso, proprio un approccio, una visione totalmente diversa. E quindi ovviamente questo è una doppia versione dello sviluppatore da creatore e da utilizzatore. Esatto, anche l'idea dei tipi, come i tipi sono strutturati, diciamo, la mia priorità era proprio la developer experience, per cui se vedi i tipi, l'interfaccia delle props del componente è solida, è quella, non devi approfondire nulla, e tutto il resto, tutto il codice interno va a ritroso, per cui estrai informazioni dall'API, dall'interfaccia dell'API. Quindi non troverete union, non troverete partial, non troverete extract o qualsiasi utility di tipi sull'API esterna. È tutto usato internamente, proprio perché se io sviluppatore devo usare questo componente, devo avere chiaro cosa è che posso usare e posso decifrare quei tipi istantaneamente, non mi devo andare a piccare a leggere le note della documentazione. Matteo chiede: la libreria attualmente in uso affronta i problemi di accessibilità? Sono tutti i poi. E se intende la mia libreria, ne ho affrontati alcuni. Ora, come ho detto, non sono esperto, quindi cerco. Se ce ne sono alcuni non coperti, ben vengano report. Quelle esistenti ne affrontano, da quello che ho capito, un sottoinsieme di quelli che sono riuscito a risolvere io, perché quando hai un menu a tendina o un modale, da specifica il tabbing deve essere all'interno di quello scope, non puoi fare tab al di fuori di quel sistema, per cui devi inventarti tutto un sistema per acchiappare il focus e riportarlo in loop, in modo che faccia il loop sulla tendina. E questa roba, benché sembra semplice, è abbastanza complicata da fare. In alcuni browser non è proprio possibile. Tra l'altro, alcuni browser, se usi link e non usi input di un form, non funzionano proprio. Per cui se vedete questa libreria esiste, se vedete tra le varie opzioni c'è method, get e poi selezionare post. Nella documentazione scrivo appositamente usate la versione post per raggiungere l'audience più vasta possibile, perché è quella che offre più supporto tra i vari browser. Quante piccole cose si imparano. Il tema dell'accessibilità è un altro, l'abbiamo trattato anni precedenti e andrà sicuramente, va costantemente trattato, perché è difficile. Poi sono piccole cose che, ma questo è molto già avanzato, ma già sono piccole cose che andrebbero sapute man mano che sui form, e l'accessibilità dei form è un capitolo enorme che aiutano veramente tante persone. Comunque, digressioni a parte, sì, penso intendesse la libreria che ti ha aiutato sulla parte di... Sì, diciamo, mi sono andato a leggere le altre librerie che usano la dipendenza che mi sono importato, e caso strano tutte quelle che hanno, diciamo, a cuore l'accessibilità la usano, per cui dai test che ho fatto mi sembra che copra abbastanza bene i vari casi testati. La cosa buona di questa libreria è che i casi che non copre sono documentati e ti spiegano il perché. Ottimo. Visto che è un tema ricorrente, ce la ricordi com'è il nome della libreria, oltre che poi ho mandato React Focus On.
Ok. La pubblichiamo anche sui commenti e sul canale. Pensate, visto che è una tematica che è ricorrente. E vediamo un po' sul canale. Abbiamo risposto a tutto. Sono un minuto alle 8. Marco, ti ringrazio per la tua presentazione. E grazie, Marco, oltre ad essere stato speaker del meetup di aprile, anche uno delle persone dietro lo staff di Roma GS che mi dà una mano a trovare speaker, a organizzare i meetup, quindi anche grazie, oltre a tutte le persone altre dietro che ci sono, Paolo, Valerio, Yuri e quant'altro. Sono fondamentali per riuscire a portare avanti la community, grazie doppiamente. Quindi. E a questo punto il nostro appuntamento finisce qui, ci salutiamo. Per chi volesse, apriamo un canale Jitsi per fare due chiacchiere, un po' di networking per chi vuole rimanere in attesa della cena o durante i preparativi con le cuffie. Per il resto, romags.org, canale Slack per il resto del mese, e altrimenti il prossimo appuntamento il terzo mercoledì di maggio. Un saluto a tutti, ciao!